i professionisti che consigliano di fare lat machine per diventare più forti nella panca piana, persone che dicono che il dorsale spinge nella panca piana, che sono cose sbagliate e dobbiamo comprendere che non sono così, perché poi limitano anche i progressi delle persone. Le persone non hanno tempo illimitato in palestra, non possono spendere tempo a fare cavolate, e se i muscoli dominanti nella panca piana sono il pettorale, il deltoide e il tricipite, prova ad immaginare quali devi allenare per diventare più forte. Lascio a te la scelta. In questo episodio di Alta Formazione parliamo di biomeccanica di nuovo, questa volta un argomento molto interessante, quindi avremo l'anatomia, la biomeccanica, la ricerca delle foto delle alzate. Andiamo molto nel dettaglio perché è un argomento che sento proprio mio, che ho a cuore e che mi ha stancato, perché di dover discutere in continuazione con le persone del ruolo del gran dorsale nella panca piana non ne posso più. Quindi facciamo un video unico, omnicomprensivo, e parliamo del ruolo del gran dorsale nella panca piana e perché, se pensi che il gran dorsale spinga o frena la panca piana, stai sbagliando. Iniziamo dall'anatomia del gran dorsale. Se noi vogliamo sapere che cosa fa un muscolo, dobbiamo sapere dove origina, dove si inserisce. Questo è un contenuto tecnico, quindi utilizzerò anche termini un pochino più tecnici, ok? Quindi origini, inserzione. Cosa vuol dire origine? Origine da dove nasce un muscolo, inserzione dove si aggancia, sviluppo e come evolve. E questo ci determina la funzione del muscolo, perché la regola fondamentale quando si parla dell'attività muscolare è che i muscoli si accorciano e basta. L'unica cosa che riescono a fare è una forza che porta un capo verso l'alto, quindi possono accorciarsi o possono resistere al loro allungamento, ma non possono mai spingere i muscoli. Questa è la prima chiave. Quindi andiamo a vedere dove si posiziona il gran dorsale. Il gran dorsale nasce da questa zona qua, dalle vertebre toraciche, dalle vertebre lombari e dalla cresta iliaca, dall'anca, e lo vediamo qua, ok? Ce l'abbiamo scritto qua di fianco. Dove, un attimo che lo seleziono, ok, origine, quindi dalle vertebre T7 e T12, le vertebre lombari L1 e L5 e dalla cresta iliaca, e si inserisce frontalmente al braccio. Quindi, come vedete, questa è un'altra cosa che sottovalutano molti, si inserisce qua dal solco bicipitale, sotto il bicipite davanti. Quindi se noi sappiamo che il muscolo nasce in quella zona e si sviluppa in questo modo qua, quali saranno le sue azioni? In base a come posizioniamo il braccio, lo andiamo ad influenzare. Quindi se il braccio è in questa posizione, il costato funge da carrucola e devia la forza, come se il muscolo fosse una corda, tirandola farà principalmente questo. Quando siamo in questa posizione farà principalmente questo, estende, e poi dopo tenderà ad intraruotare, a ruotare in questo modo la spalla e il braccio e a portarlo posteriormente. Se noi andassimo molto indietro, ma molto molto indietro, perché guardate dov'è, se io zoomo, guardate dov'è, molto in alto sotto il bicipite, se io riesco a portare questa parte del braccio dietro rispetto a dove nasce, quindi dietro tutte le costole, dietro la spina dorsale, se riuscissi ad andare così tanto indietro, così tanto indietro, così tanto indietro, allora potrebbe avere un contributo nel riportare il braccio in avanti, ok? Un'altra cosa molto interessante è che qua non è presente nell'elenco l'origine alla scapola. Alcune persone ce l'hanno, non tutte. Non in tutti origina alla scapola al gran dorsale. Questo è importante da comprendere, perché la prima osservazione che fanno le persone è: no, il dorsale è importante nella panca piana per la depressione scapolare. Attenzione, come dovrebbe avvenire la depressione scapolare? Primo punto da discutere. Il dorsale agisce su questo giunto qua, che è la spalla. La spalla, come vedete, è un giunto di tipo rotativo, cioè una palla che si inserisce in una conca. Sono i giunti più mobili, sono quelli più facili da movimentare. Quindi quando tu applichi una forza a un giunto rotativo, la prima cosa che si fa è movimentare quello. Per movimentare la scapola invece noi la dobbiamo trascinare verso il basso. È molto più complesso come movimento, quindi se c'è la possibilità di movimentare la spalla, la scapola non si muove granché. Come faccio a muovere la scapola anziché la spalla? Devo tenere il braccio fermo, e soprattutto quando il braccio è elevato. Se io ho questa condizione e tengo il braccio fermo, o grazie all'attività dei miei muscoli che elevano la spalla, o perché magari sono appeso a una sbarra con le trazioni e la forza di gravità, quindi la resistenza esterna mi tiene il braccio fermo, allora lì sì che il muscolo, inserendosi in questa posizione e originando qua,
accorciandosi porta la scapola verso il basso, ok? Nella parte iniziale della panca piana il braccio è sollevato, il carico ci tiene fermi, l'attività dei nostri muscoli ci tiene fermi, se contraiamo il dorso riusciamo a sentire questa attività che va verso il basso, ma quando il braccio è fermo. Se noi vogliamo fare la stessa cosa mentre siamo in fase eccentrica, mentre scendiamo verso il petto con la panca piana, tutta la forza che il dorsale fa in questa attività deve essere vinta da un'attività del pettorale per non accelerare il carico e buttarcelo contro il petto e romperci le costole. Questo cosa vuol dire? Che il petto dovrà lavorare tanto di più quanto più attivo il gran dorsale nella panca piana, perché dovrà vincere la sua forza per evitare di accelerare il carico. Quindi questa è una prima cosa. Se noi vogliamo deprimere in maniera efficace le scapole, non vogliamo utilizzare in modo primario il gran dorsale. E per fortuna io sono un nerd, mi piace fare disegni e mi piace perdere un sacco di tempo, quindi ho disegnato l'attività di tutti quanti i muscoli in un modellino biomeccanico che adesso andiamo a vedere. Questo è un modellino che io ho fatto ricalcando la mia figura nella panca piana, quindi questo è il mio setup, per esempio, di quello che avviene. Ci sono le forze esterne, ci sono le forze esterne agenti sul corpo. Questa è la condizione di base. Quando noi siamo fermi, abbiamo la forza del peso che ci schiaccia, noi non rompiamo la panca e non finiamo dentro il pavimento perché c'è una forza uguale che spinge contro di noi, che in fisica si chiama reazione vincolare. Questa è una condizione di equilibrio. La reazione vincolare è pari alla forza che agisce su di noi, siamo fermi. Quando scendiamo, che cosa succede? La forza che agisce su di noi, questa qua azzurra, noi la possiamo scomporre nelle forze interne che agiscono sul corpo. Queste forze interne sono quelle che ci dicono quali sono le attività muscolari che possiamo fare. Partiamo dalla forza esterna, quindi la forza del peso, quella blu, azzurra, la possiamo dividere in queste due forze arancioni, una che ci porta il volto verso di noi e una che porta il gomito dritto verso il basso. Ecco, questa forza che porta il gomito dritto verso il basso, vista dal punto di vista dell'omero, la possiamo scomporre ulteriormente. Sarà una forza che ci fa ruotare, ci fa fare questa circonferenza con il gomito, e una forza che ci porta le spalle indietro in maniera diagonale, che è quest'altra azzurra, una e due. Ok? Quest'ultima forza azzurra noi la possiamo scomporre in altre due forze, una che ci schiaccia la spalla verso il basso e una che ci porta le spalle verso l'alto. Questa che vediamo qua è la forza di cui tutti siamo tanto spaventati, quella che ci eleva le spalle e per cui diciamo no, il dorsale è molto importante perché vogliamo deprimere le scapole. Partiamo dal presupposto, molti dicono che il dorsale spinge in panca piana, questo l'abbiamo anche abbondantemente sfatato con l'anatomia, lo vedremo dopo, ora ci concentriamo su quella che è un pochino una visione più interessante, più intelligente di dire ok, il gran dorsale può contribuire nella depressione scapolare, ma ora vi dimostro perché non dovrebbe essere il nostro focus primario. Zoomando vediamo questo, ok? Quello che vi ho appena mostrato. Ho fatto un secondo disegno qua, ok? Per mostrarvi che cosa succede nelle varie fasi della panca piana. Pensate a questi due segmenti rossi come al nostro avambraccio e al nostro braccio. Quando partiamo nella panca piana noi non abbiamo nessuna forza che leva le scapole, ok? Quando noi siamo a metà del movimento, a circa 45 gradi col braccio, noi abbiamo la forza massima che ci leva le scapole. Quando noi siamo a 90 gradi col braccio non abbiamo nessuna forza di nuovo che ci eleva la scapola, e quando siamo in basso, addirittura se andiamo sotto il parallelo col gomito, la forza del peso, se siamo nella posizione giusta, addirittura ci aiuta a deprimere le scapole. Quindi l'unica fase interessante in realtà è la fase di mezzo. E paradossalmente in questo contesto sono sfavoriti quelli che hanno tantissimo arco, perché se tu hai talmente tanto arco da fare solamente la prima parte del movimento, rimani sempre nella porzione del movimento dove effettivamente il carico tende ad elevarti il più possibile la scapola. Però già qua osserviamo che molti coach danno il feedback di esasperare quanto più possibile la contrazione del dorsale, soprattutto quando siamo nella porzione bassa dell'alzata, ma nel caso di una persona che ha le braccia molto lunghe, nel caso di una persona che non ha un setup scapolare esagerato, quindi non ha un arco da esorcista, la parte bassa dell'alzata in realtà non necessita altrettanta forza per mantenere le scapole in basso, quindi questo è un primo errore. Ora qua ho fatto un'altra cosa, tutti quanti i muscoli, ok,
che hanno nel loro elenco delle azioni che possono avere anche quella di deprimere le scapole. Perché tutti quanti dicono, ok, la depressione scapolare nella panca, la depressione scapolare nella panca, la depressione scapolare nella panca, poi l'unico nome che si sente sempre è il gran dorsale. Ma il gran dorsale non è l'unico muscolo che va a deprimere la scapola, quindi li ho elencati tutti qua. Abbiamo il gran dorsale, abbiamo il trapezio, abbiamo il piccolo pettorale e abbiamo il pettorale. Ok? Però per ognuno di questi io ho fatto vedere sia come agisce sulla scapola, che come agisce sulla spalla, che come agisce sul braccio, ok? Il pettorale, che è uno dei muscoli che può deprimere la scapola, come vedete ha una forza che viene in vantaggio perché riporta il braccio in su. Quando facciamo la panca piana, spinge il braccio verso l'alto. Il piccolo pettorale può deprimere la scapola, ma protrae anche le spalle, che è una cosa che noi non vogliamo vedere, quindi il piccolo pettorale non ci interessa granché. Il trapezio va ad addurre e deprimere le scapole, entrambi i movimenti che noi ricerchiamo nella panca piana. Il dorsale deprime le scapole, tutti gli effetti, però estende anche l'omero, quindi porta anche il braccio. Questa è negativa. Come vedete, la forza del pettorale solleva il braccio, la forza del dorsale invece butta il braccio verso il basso. Noi questa non la vogliamo, perché per sollevare la panca piana dobbiamo spingere verso l'alto. Questa è la prima cosa, basterebbe chiudere qua il video, poi entriamo più nei dettagli. Questa è la prima cosa. Se l'attività del gran dorsale è questa, ok, e il movimento che noi vogliamo fare è questo, come può il gran dorsale contribuire positivamente alla panca piana per sollevare il carico quando fa il movimento esattamente opposto? Non esiste, come non può nemmeno frenarlo, perché se noi attiviamo il gran dorsale, quello che succede è che applichiamo questa forza qua, e questa forza in che direzione porta il carico? Verso il basso. Quindi il gran dorsale non frena il carico e non spinge il carico. L'unica cosa che potrebbe fare è partecipare alla depressione scapolare, ma come abbiamo visto ci sono muscoli più interessanti per fare questa azione qua. Un altro fattore estremamente interessante che bisogna comprendere è questo. Questo grafico è estratto dal mio secondo libro ed è la relazione tra la tensione e la lunghezza del muscolo, quindi quanta forza riesce a fare il muscolo in base a quanto è allungato o quanto è corto. Come vedete, quanto più andiamo verso lo zero, tanto più il muscolo è accorciato, tanto più questa linea rossa è bassa, che vuol dire che il muscolo non riesce ad esprimere forza. Quanto più lo allunghiamo, andiamo verso una posizione intermedia, allora il muscolo è in grado di esprimere più forza, poi dopo cala perché la forza attiva che riusciamo a fare è minore e poi si alza di nuovo perché la forza elastica che riusciamo a fare è maggiore, ok? La forza passiva. Quindi quando noi andiamo a fare la panca piana, quando siamo negli ultimi gradi, quando siamo molto in basso vicino al petto, dove il dorsale è estremamente accorciato, si trova però in una posizione dove la sua capacità di esprimere forza è molto bassa. Quindi è improbabile che lui riesca a contribuire all'alzata, anche qualora riuscissimo ad andare col braccio così tanto indietro da averlo in una posizione che possa contribuire alla spinta. Sarebbe comunque estremamente accorciato e quindi non riuscirebbe a dare in realtà un contributo positivo. Ma fortunatamente esiste la ricerca per aiutarci in questo. Andiamo a vedere cosa dice la letteratura. Prima di parlare di letteratura, vi voglio mostrare un'ultima cosa. Questo è un mio amico, Arion, ex atleta della nostra squadra, bel bilanciere, soprattutto vorrei dire, ottima scelta del bilanciere, e lui è una persona che era famosa per avere un setup estremo nella panca piana e un range di movimento molto corto. Come vedete, la parte superiore del bicipite si trova comunque davanti all'origine del gran dorsale, quindi persino in un panchista con un arco estremo il braccio non si trova in una posizione per poter permettere al bicipite, al gran dorsale effettivamente di contribuire in maniera attiva all'alzata. E questa qua è semplicemente una prova in più che volevo mettere per fare vedere anche un esempio sul campo. Ora passiamo alla letteratura. Prima di iniziare a guardare la letteratura, piccolo reminder, ti piacciono questi contenuti? Ricordati che Alta Formazione è un piccolo assaggio di quello che viene fatto nei nostri seminari al NER Training Center, che puoi trovare qua dal vivo andando sul nostro sito, cercando gli eventi, o iscrivendoti alla newsletter, perché chi è iscritto alla newsletter lo sa una settimana prima quando vendiamo i biglietti, oppure non appena li caricheremo tutti online, perché faremo anche l'Accademia Online, che per ora non è ancora presente, ma presto arriverà, quindi avrai le due opzioni, se vuoi venirle a fare dal vivo a Bologna, oppure se li vuoi vedere online. Torniamo alla letteratura. Abbiamo parlato della panca piana. Il movimento primario della panca piana è questo, di flessione della spalla, ok? Vediamo come partecipano tutti i muscoli, che qua vediamo, tutti i muscoli che
sono coinvolti nel movimento della spalla come partecipano al movimento di flessione della spalla, ok? E in particolare noi stiamo parlando del dorsale, quindi latissimus dorsi. Lo vediamo qua. Come vedete, il moment arm, quindi il momento interno, quindi la forza che produce, ok? Quanto più noi ci abbassiamo, tanta maggiore è la forza, è sempre negativa, è sempre sotto lo zero. Questo cosa vuol dire? Che in ogni punto, ok, del movimento, ad ogni grado di movimento della spalla, il gran dorsale produce sempre un'azione che porta il braccio indietro, perché la flessione è questo, un moment arm negativo vuol dire questo. Quindi ad ogni posizione, dagli 0 gradi ai 120 gradi di flessione del braccio, il gran dorsale produce sempre un movimento negativo. Ora noi qua abbiamo due linee, perché? Perché una linea è di uno studio, che è questo qua, Ackland et al. 2008, e quella più chiara è Schwartz et al. 2013. Purtroppo, ma lo vedremo in un altro studio, il secondo che citeremo, qua non viene discriminato, non viene distinto quali sono i fasci, se quelli alti o quelli bassi del gran dorsale. È molto probabile che alcuni siano quelli alti, che ovviamente passano a poter contribuire a flettere la spalla prima, quindi questi in alto probabilmente sono i fasci alti del gran dorsale, questi in basso probabilmente sono i fasci bassi del gran dorsale, ed è il motivo per cui si trovano diversamente. Se noi ipotizzassimo che questa linea continui a inclinarsi in questa direzione uguale, cosa andremo a vedere? Ma che effettivamente prima o poi i fasci alti del gran dorsale possono contribuire a sollevare, a flettere la spalla. Ecco che se questi sono 30 gradi, proviamo a ricopiarli più o meno e a spostarli, possiamo fare un'analisi e vedere che circa, se andiamo una ventina di gradi, ok, indietro, da questa posizione una ventina di gradi indietro, allora qua comincia ad avere un'attività neutra al gran dorsale. Se andiamo ancora più indietro, sui 30 gradi, veramente tanto indietro, allora comincia ad esserci un contributo. Ma quant'è questo contributo? Bassissimo, potete vedere, no? Estremamente basso. Guardate quant'è il contributo, se lo metto qua, dei fasci del gran dorsale, solo quelli alti, nel flettere la spalla, contro quanto sarebbe elevato nella stessa posizione il contributo dei fasci bassi del gran dorsale per portare la spalla indietro. Guardate il confronto, ok? Quindi è improbabile che il gran dorsale possa essere un attore interessante nel movimento di flessione della spalla. L'altra cosa che si può osservare è come è coinvolto nell'adduzione dell'omero il gran dorsale, no? Quindi nell'avvicinare l'omero in questo senso qua, come se volessimo fare l'angelo nella neve, ok? Si può studiare da due piani, quello frontale, quindi col braccio che sta perfettamente di fianco a noi, oppure su quello sagittale, quindi circa 30 gradi in questo angolo. Questo movimento è un po' più simile a quello che fa il braccio nella panca piana, perché comunque nella panca piana siamo in un piano ibrido. Che cosa succede in questo caso? Stessa cosa che vediamo prima. Il gran dorsale porta principalmente il braccio verso il basso, e ora penso che sia ininfluente disegnarvi effettivamente qual è l'evoluzione se andiamo più avanti, perché guardate quanto è basso, quanto è forte in questo piano il gran dorsale, è difficilissimo che possa andare. Se per curiosità volete vedere anche l'adduzione sul piano frontale, abbiamo questa situazione qua. Ok, nel piano frontale ovviamente noi avremo questa posizione qua, quanto più andiamo verso il basso, tanto più il dorsale ci aiuta a tirare il braccio verso il basso, quindi stessa identica cosa, non può partecipare. E lo possiamo vedere con un'altra meta-analisi. In quest'altra meta-analisi vediamo la stessa cosa. La cosa interessante è che qua vediamo in grigio la flessione della spalla e in nero l'adduzione. Andiamo a vedere che in questo caso abbiamo che il gran dorsale, che è questo muscolo qua, ok, è separato, linea spessa sono i fasci superiori, linea tratteggiata sono i fasci medi e linea stretta sono i fasci bassi. Ok, come vedete tutto il range di movimento a partire dagli 0 gradi fino ad arrivare ai 120 gradi, il gran dorsale ha sempre un'azione dove si riporta il braccio indietro.
Se il braccio andasse dietro il corpo, ora possiamo vedere come i vari fasci hanno un contributo differente. Abbiamo che i fasci alti del dorsale hanno circa questa linea di tendenza qua. Adesso me l'ha spostata un po', perdonatevi, hanno circa questa linea di tendenza qua. I fasci medi del dorsale hanno circa questa linea di tendenza qua, quando si parla di adduzione, attenzione perché la linea nera, e i fasci alti hanno questa linea qua. Se invece con un colore diverso andiamo a parlare della flessione della spalla, che è l'azione dominante nella panca piana, avremo che i fasci alti del gran dorsale hanno questa linea di tendenza qua circa, i fasci medi hanno questa linea di tendenza qua circa e i fasci bassi hanno questa linea di tendenza qua circa. Ora vedete che nel movimento tipico della lat machine, ok, noi abbiamo che effettivamente se andassimo molto dietro il corpo il dorsale potrebbe contribuire di più a riportare il braccio in avanti, mentre nel momento di flessione questo contributo è comunque sempre molto basso, quindi no, il gran dorsale non riesce mai ad avere un ruolo importante, interessante e dominante all'interno dell'alzata. Questo non vuol dire, quando io faccio queste analisi, questo non vuol dire che il muscolo è totalmente inutile ai fini di un'alzata. Alcuni muscoli stabilizzano, aiutano nella sicurezza articolare, aiutano nel permetterci di muoverci. A volte io estremizzo i concetti per cercare di mandare un messaggio. È ovvio che se io ti rimuovessi chirurgicamente il gran dorsale tu avresti problemi nell'attività di tutti i giorni. Ma il problema su cui noi ci dobbiamo focalizzare in questo momento è la didattica sbagliata che viene promossa all'interno del nostro settore. Ci sono centinaia di persone che non hanno le competenze per comprendere che quando gli si dice pensa al dorso nella panca piana, in realtà si sta parlando alla sensazione che si ha quando si estende il torace, di lavoro nella parte centrale della schiena, che in realtà sugli erettori spinali, che si parla della sensazione di lavoro che si sente sempre nella parte centrale un po' più esterna della schiena, deprimere bene, che sono i fasci bassi del trapezio, e continuiamo a dare dei feedback che confondono le persone. Poi dopo andiamo ad osservare i professionisti che consigliano di fare lat machine per diventare più forti nella panca piana, persone che dicono che il dorsale spinge nella panca piana, che sono cose sbagliate e dobbiamo comprendere che non sono così, perché poi limitano anche i progressi delle persone. Le persone non hanno tempo illimitato in palestra, non possono spendere tempo a fare cavolate, e se i muscoli dominanti nella panca piana sono il pettorale, il deltoide e il tricipite, prova ad immaginare quali devi allenare per diventare più forte. Lascio a te la scelta. Ma dato che non sono il primo ad essersi domandato questa cosa, tiriamo fuori l'ultima ricerca, che è una ricerca molto interessante, scritta in russo, ma fortunatamente Greg Knuckles sul sito Stronger by Science l'ha tradotta per noi. Oh my god! Wow! E quindi potevo sapere qual era l'immagine di riferimento da guardare. Queste sono le attività dei muscoli durante la panca piana. Io qua vi ho messo nel riquadro l'attività del muscolo gran dorsale. Come vedete è praticamente sempre quiescente. Guardate anche la scala di misurazione, ok? Non arriva mai l'attività del gran dorsale neanche a 0,5. Quando guardiamo gli altri muscoli coinvolti, deltoide, pettorale, abbiamo il bicipite addirittura ha un'attività maggiore, il bicipite brachiale ha un'attività maggiore rispetto al gran dorsale nella panca piana. Indovinate qual è il muscolo che ha un'attività maggiore, che arriva a 1,5 come attività? Il grande pettorale. Come è normale che sia. Il meme classico della palestra è lunedì mattina petto, lunedì sera petto, non riesco a trovare una panca piana. Chissà perché da tutta l'umanità per fare pettorale si fa panca piana, però nel mondo del powerlifting diciamo che in realtà è il dorsale il muscolo. Ma come avete visto ci sono abbondanti dimostrazioni che questo non è vero. Ok, l'ultima, sempre sull'elettromiografia. Questa volta in inglese, quindi è un pochino più facile da leggere, ok? E possiamo vedere l'attività elettromiografica dei vari muscoli, deltoide anteriore, poi qua abbiamo il pettorale, qua abbiamo il tricipite e qua abbiamo il dorsale. Non concentratevi solamente a guardare l'altezza dell'istogramma, ma guardiamo la scala, ok? Quando parliamo del deltoide anteriore, la scala è 1.21, ok? Quindi l'unità di misura è sull'1. Il pettorale arriva sullo 0.6,
il tricipite arriva qua, abbiamo anche le varie inclinazioni, noi parliamo della panca orizzontale o addirittura declinata quando facciamo la panca da powerlifting, perché abbiamo il torace molto esteso, quindi in questi due casi abbiamo che il deltoide sta sullo 06-07, il pettorale sta sullo 06-05, il tricipite sta sullo 06-07, ma il gran dorsale a quanto sta? 0,06 oppure 0,03, vuol dire 10 volte meno. L'attività del gran dorsale è 10 volte inferiore rispetto all'attività del pettorale, all'attività del deltoide, del pettorale e del tricipite. La totalità della ricerca è a favore del fatto che il gran dorsale non sia attivo granché, non partecipi granché nel movimento di panca piana. Ma era veramente necessario fare un video del genere per dimostrarlo? No, bastavano i primi 5 minuti sull'anatomia, bastava aprire un atlante di anatomia e dire un muscolo che tira non può spingere. Come potete pensare che il muscolo che allenate con il rematore possa essere allenato anche con la panca piana, quando il rematore e la panca piana sono letteralmente movimenti opposti tra di loro? Ponetevi questa domanda, e questa è la conclusione che ha dato Eric Helms in un'intervista sul podcast di Calabretto, sul quale sono stato ospite anche io e ho citato, proprio copiato spudoratamente, ma è il modo più semplice per farlo capire alle persone. Come potete pensare che due movimenti che sono esattamente l'opposto, specchiati l'uno dell'altro, allenino lo stesso gruppo muscolare? Dai! Spero che il video ti sia piaciuto, ma tanto avrai già lasciato like, mi avrai già commentato, ti sarai sicuramente già iscritto al canale, avrai già usato il codice sconto Filippo MYP per comprare su MyProtein, avrai già comprato i biglietti al seminario, sarai già seguito dal Nerd Training Center, magari ti alleni anche già qua dentro ed è un home gym con tutta la nostra attrezzatura, vero? Quindi ti vedo al prossimo video. Ciao!